Ciao a tutti da Maria Lesanella, qui con noi abbiamo Francesco Borgo. Ciao Piacere. Francesco. Ciao. Vai, allora abbiamo fatto un allenamento sul flow, che è un tipo di respirazione da applicabile al tennis. Sì. Vai, con parole tue, cosa è successo in un'oretta di allenamento con quattro tuoi atleti e che hai applicato anche tu per vedere la Sì, ho differenza? voluto provarlo anch'io proprio per capire cosa si sente, se c'è una differenza. È sicuramente un metodo di respirazione diverso, però lo trovo molto applicabile al tipo di scuola che insegno io, perché io lavoro tantissimo sulla decontrazione, e sicuramente respirare in questo modo aiuta a rendere il gesto più efficace, quindi spendere meno energia ma ottenere lo stesso risultato. E lo inserirò nel nostro programma con diversi atleti. Adesso vediamo come procedere. Ok, l'abbiamo visto che l'abbiamo provato con tiri veloci, più potenti e l'abbiamo visto diverse dinamiche. Sì. Con qualche tuo atleta, cosa hai visto di differenza di palla? Cioè, quello che hai notato tu Ho subito? visto sicuramente una maggiore fluidità nel colpo e un colpo più penetrante e soprattutto un minor dispendio energetico. In particolare alcuni di questi proprio si vedeva che gli piaceva provare questa cosa, che era una cosa molto importante, perché ovviamente se uno inizia a provare piacere nel colpire la palla, cambia la musica. Sì, Bene, e tutto questo solo nel livello abbiamo fatto base. proprio un accenno, abbiamo solo iniziato e già ci sono diversi spunti interessanti. Quindi ti ringrazio. Bene, ciao a tutti da Manuela Zabella e da Francesco, Ciao. grazie.